Flavia è un importantissimo sito localizzato nel Sulcis Inglesiente, è un forte attrattore, veniva utilizzato, era un sito minerario, è un sito turistico, prima del progetto era meno accessibile e adesso la bellezza è che c'è la possibilità di fruire di questo grande attrattore turistico in giornata. Wikitransit è un progetto di ricerca di grande interesse nazionale. Cerca di salvaguardare le zone interne delle isole per favorire una miglior coesione, una miglior tutela del territorio interno, sia siciliano che sardo. Flavia è un porto sospeso sul mare, un'infrastruttura mineraria straordinaria che agli inizi del Novecento ha permesso alle grandi società che avevano le concessioni estrattive di dimezzare i costi di trasporto verso il porto di Carloforte, che era sostanzialmente l'infrastruttura portuale di collegamento di tutte le imbarcazioni del Sud Sardegna verso i porti maggiori di tutta Europa. È inserito in un contesto paesaggistico straordinario, fronte il faraglione più alto del Mediterraneo che è il Pan di Zucchero, e quindi dal punto di vista estrattivo chiaramente era un'infrastruttura importante e dal punto di vista turistico è diventata la maggiore attrazione della nostra città. Questo bellissimo punto di interesse Porto Flavia non era fruibile con mezzi pubblici, ossia io turista arrivo dall'aeroporto, voglio andare a vedere Porto Flavia, in giornata non potevo. Quindi abbiamo cercato di venir meno a questa mancanza, cercando di creare una modalità di trasporto intermodale che unisse il mezzo pubblico con gli NCC, cioè i noleggiatori con conducente. Abbiamo utilizzato il sistema nazionale di Trenitalia. Con un unico biglietto, con un unico click e un unico portale, hai la possibilità di prenderti il biglietto che va, facciamo l'esempio, dall'aeroporto a Porto Flavia, c'è una tratta, la tratta del treno che ti porta fino ad Iglesias. Da Iglesias ti aspetta un noleggiatore con conducente che ti porta direttamente a Porto Flavia e ovviamente se hai comprato anche il biglietto di rientro puoi fare la stessa cosa per tornare in aeroporto, oppure se vuoi passare dall'aeroporto a Cagliari puoi anche, come dire, deviare sulle basi delle esigenze personali. Qual è la forza di aver messo Trenitalia con questi noleggi privati insieme? E anche il fatto che i biglietti vengono venduti da Trenitalia in tutte le stazioni italiane, quindi vedere alla stazione centrale di Milano una scritta che dice vai in treno a Porto Flavia perché noi ti portiamo a Iglesias, lì trovi una navetta con le stesse colori, con i stessi disegni di Trenitalia che ti porta a Porto Flavia. La cosa importante è quello di garantire un tempo tra il momento in cui si scende dal treno e il momento in cui la navetta parte, non più lungo di 5 minuti. La criticità su cui è andato a lavorare il progetto di Wikitransit è proprio la difficoltà di accesso a questo grande sito minerario, perché inserito naturalmente in un contesto costiero presentava delle difficoltà per quanto riguarda l'individuazione dei parcheggi e più in generale anche un sistema di trasporto pubblico che non era adeguato a questa esigenza. Banalmente il pullman grande dell'ARST, del servizio pubblico regionale, non riesce ad arrivare fino al piazzale di Porto Flavia. Grazie all'acquisto del comune di Iglesias delle piccole navette turistiche si è garantito l'accesso direttamente in pullman, quindi in minibus, dentro il sito, perché comunque parliamo di qualche chilometro di distanza dal primo parcheggio disponibile. Quindi ha risolto i problemi per chi effettivamente aveva delle difficoltà a percorrere una strada anche abbastanza tortuosa, ma soprattutto ha creato l'interesse e la curiosità nei confronti dei turisti che, ripeto, scelgono di poter essere trasportati invece che di guidare. Questo credo che sia una grande comunità, oltre che avere un impatto sostenibile non solo dal punto di vista urbano e quindi sul ridimensionamento dei flussi delle automobili, ma soprattutto anche dal punto di vista ambientale, perché ci sono meno emissioni e soprattutto si lancia anche un messaggio positivo. Gli attori di questo progetto sono stati
state le università della Sicilia e della Sardegna, l'Università di Cagliari, l'Università di Annacore, di Palermo e il coordinatore che è stata l'Università di Catania. Oltre a questo, in Sardegna abbiamo avuto il partenariato con la Regione Sardegna, l'Assessorato ai Trasporti, l'ARST, il CTM e soprattutto Trenitalia. E la potenza di questo servizio è stata quella di far funzionare in sincronia queste bus navetta che arrivavano ogni volta che il treno arrivava a Iglesias. Perché è così importante e che significato assume? Gli NCC in questo modo non arrivano a Cagliari e quindi anziché intasare le nostre strade e le nostre città fanno un servizio capillare di ultimo miglio nel confronto del territorio del Sulcis. Quindi si risolvono due problemi, si riduce la congestione e si dà un servizio alle persone. Ovviamente questo è un progetto pilota, un unico progetto, però in futuro, qualora venisse sperimentato in altre zone, potrebbe comunque dare un forte aiuto a tutta l'isola, a tutto il territorio, creando proprio delle forti interconnessioni tra le zone forti, come la zona di Cagliari, con le zone interne, ossia le aree interne, oppure le aree che comunque hanno carenze infrastrutturali. Poter mettere insieme queste modalità in aree deboli, a scarsa accessibilità, permette di contrastare i fenomeni di abbandono e di spopolamento. Avere un territorio più accessibile vuol dire trattenere la popolazione all'interno di territori della Sardegna che vengono abbandonati. Quindi questo è un contrasto che io ritengo sia uno dei problemi principali della nostra isola e non solo. La fattibilità di poter accedere a Porto Flavio in giornata consente anche la fruibilità di questo fantastico posto agli anziani, ai bambini, ai disabili, a tutte le utenze deboli e a tutti coloro che con facilità possono accedere a Porto Flavio in giornata senza il minimo problema.